Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Resident Evil 5. Apriamo questa porta, se Shiva non si bugga e non va via in posti infiniti. Ok. Siamo dentro delle cripte, strano voi dite. Eh no, ci siamo per davvero. Qua ci devo passare per forza sopra. Ok. Non mi fate, madonna, mi fa male il braccio, a me ce l'ha... Nado. Salto. Ok. Corro, dai che quick time event mi piacciono assai. Madonna, ragazzi, non ne sbaglio mezzo. Vai così. Salto. Olle. Madonna, l'ho preso, raga. L'ho preso, tranquilli. Vai. Guarda che carini! Se sono crociati! Non è che uno poteva saltare dritto, no? Se hanno... Magari se scontravano un'area ti davano pure una gragnata, no? Ma immaginate? Grazie, Chris! Prego, Shiva! Tutti e due morti. Ok. Qua c'è un catenaccio di un cesso da tirare. Uno sciacquone, praticamente. Minchia, quali meccanismi incredibili! Chi è? Guarda un po' che scalette. Guarda un po'. Ok, muoviamoci più velocemente possibile perché io non mi fido. Anche perché queste sono tipo zone da boss fight. Avete capito come? Non... Io non mi fido proprio. Allora, io questa zona in realtà un po' me la ricordo. Perché mi sembra che tipo devo attivare delle statue o cose del genere per poter andare avanti. Il lanciagranate, seriamente? Grazie mille. Una nuova armetta per noi, signori. Lanciagranate. Allora, vediamo se è quello che dico io, perché... Ok, quindi... Shiva l'ho lasciata là. E io probabilmente devo andarmene a sinistra a tirare l'altra. Ok, tiriamo anche quest'altra. Dai. Tira. E mi si dovrebbe adesso sbloccare un'altra area. Ah, vedi, devo mandare giù la testa a tutte. Ah, interessante. Era come pensavo. Adesso con quella centrale, intanto io mi raccolgo lo zaffiro. Con l'aspetta, qua mi sembra però che si sia chiuso. Perché io mi ricordo qualcosa. Vediamo un po'. Vedi, per esempio, qua si è chiuso. Quindi, dato che qua possiamo passare, devo tornare per di là. Madonna, ragazzi. Salire qua a sinistra e attirare la faccia verde. Ho fatto la zona. Non ve l'ho fatto vedere perché tanto vai sotto, tira, fai, raccogli, dici. Ma sarai proprio stronzo, sarai. Portacci tua. Prima c'eri e mo sei tornato. Ed eccolo qua. Vedi che è ritornato? Lo schifo. Però questa volta dovrei avere... Aia. Questo qua. Oh. Vedi? Vedi che allora... però, aspetta. Sei un po' troppo prepotente per qua. Cioè, se tu non mi fai passare, no? Come pretendi, appunto. Regà. Non so. Giuro, non so come. Cioè, ci ha incastrato qua dentro. Aspetta. Shiva, ridammi un po' queste. Ok. Famo così. Ecco. No, no. Regà, io vi dico solo, mi ha detto una botta di culo che Shiva è scappata. E basta. Cioè, no, regà. Mi ha massacrato. Ma perché mi ha massacrato? Mortacci sua, perché mi aveva bloccato lì. Porca miseria, ragazzi. Io e Shiva stiamo... messi malissimo.
Scappa finché puoi. Porca miseria, che tanto qua ho saltato solo un tesoro. C'era un baule, ho saltato quello. Ma alla fine è andata fin troppo bene. Adesso speriamo che ci sia un checkpoint, un momento di relax, qualsiasi cosa, regà, perché stiamo messi davvero male. Davvero, davvero male. E per fortuna ho trovato il lanciagranate, che a quanto pare è fortissimo. Good. Aia. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy. Vuoi spezzare il collo? Aia, questa, ma chi è? It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Questa è una gnocca da poco. Anche dei missili, niente male. Abbiamo preso grado A. Ovviamente è sempre il tempo quello che ci frega, ma ripeto, è perché comunque controllo sempre bene tutto. Se facciamo organizza, posso dare questo a Shiva perché ci servirà. Mi vendo tutti i tesori che ho per 35.000, che è importantissimo. E come nuovo acquisto sicuramente ho il lanciagranate. Perfetto. Posso assolutamente potenziarmelo il lanciagranate, ma siamo sicuri di dover potenziare il lanciagranate? Oddio, mi aiuterebbe sicuramente. Anzi, tra l'altro, non me lo fa potenziare, come sentite, quindi alla fine. Oddio, potrei assolutamente. Allora facciamo così, guardate, questo me lo vendo. Me lo vendo. E voi dite, perché cazzo te lo sei venduto? Mo ve lo dico subito. Vi ricordate che se io faccio acquista, in realtà il nuovo fucile ci sta. Vedete, l'M3. E io mi metto questo, sinceramente. Tanto, insomma, non è che ci abbiamo perso chissà che, forse. Quindi, andiamo su inventario. E mi sembrava di averlo acquistato. Dove me l'ha messo? Eccolo qua, eccolo qua. Allora, questo lo do a Chris. Questo lo do a Shiva. Così almeno ne abbiamo due. Lei ha la Magnum, che appunto non si trovano quasi mai i proiettili. Io incomincio ad avere parecchia robetta. Questo magari lo do a lei sperando che non lo utilizzi. Almeno io spero questo. E direi che siamo pronti all'azione, ragazzi. Non mi sembra che ci manchi altro. A meno che io non abbia talmente tanti soldini. Allora, innanzitutto, vabbè, taglio, ok, questo qua mi conviene. Bene, ho fatto tanti miglioramenti, ragazzi, mi sono già ripotenziato il fucile, toglie 500 danni. Vai, Shiva. Immaginavo che l'avresti fatto tu, guarda, ero praticamente sicuro. Quanto sto registrando? Non lo so, ma sto pezzo qua probabilmente dovrò registrare un po' di più. La granata la lascio a lei, perché comunque ce ne ha 4. Per fortuna, diciamo che lei non lancia granate, quindi non dovrebbe neanche lanciare di conseguenza il razzo, il missile.
E qua ancora continuiamo a stare in mezzo a sti labirinti. E quindi dovrò tagliare tantissimo ancora. Anche se è molto figo come paesaggio, assolutamente. Oh! Alla fascia del ca... Eccolo, 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 Shiva, aspetta! Boom! Raga, sto fucile a pompa è qualcosa di assurdo. Fa malissimo. Ok. Quindi un pochino più avanti, così almeno te faccio male. Mamma mia, pure a te. Ok. Un bel pezzone, così almeno ce lo togliamo dalle scatole. E qua continuano, qua continuano ad arrivare come se non ci fosse un domani, eh. È incredibile, mamma mia. È ritornato pure uno di questi. Avete capito come? Vabbè, ma questo alla fine, mamma mia, una botta da qua, una botta da là, e si dovrebbe fare. Anzi, sai che ti dico? Voglio essere un po' più crudele, va. Ok, uno l'ho fatto, l'ho lisciato. Grazie, Shiva, lei è veramente gentilissima. Shiva, uno io, uno te, dai. No, eh. Ecco, si era tanto incazzato, alla fine è morto. Ok, e questo l'abbiamo preso. Adesso, mi abbassano quei due o devo prendere qualcos'altro? Ma secondo me devo prendere qualcos'altro. E secondo me ho pure troppe armi. Dovrei avere meno armi, secondo me. Oh, questa costa, lascia perdere. E apriamo questo passaggio. E apriamo questo passaggio qua. Non è andata male, devo dire. Non è andata male. Ok. Fatemi esplorare bene sta zona e poi ne riparliamo. Comunque, signori, sapete che c'è? Invece di esplorare la zona, io faccio una cosa che tutti avremmo fatto nella vita, anche col fucile a pompa. E direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, a vostro ciclo per 89. Io qua dentro ci potete stare serpenti e tarantole enormi. No, no, bella.